Un premio davvero meritato, quello che la Fondazione Tercas di Teramo ha consegnato agli studenti meritevoli per il loro impegno sociale. Durante la pandemia questi ragazzi potevano seguire le lezioni da casa in modalità DAD, eppure hanno scelto di non lasciare soli i loro compagni disabili, che al contrario frequentavano in presenza. Hanno costituito così piccoli gruppi e a turno si recavano in classe per non far soffrire di solitudine quegli amici speciali. Un esempio di vera integrazione. Allora, abbiamo voluto riconoscere il merito degli istituti, dei dirigenti e naturalmente dei ragazzi che volontariamente hanno risposto all'invito di condividere la presenza a scuola con i ragazzi disabili, i loro compagni disabili, nonostante vi fosse la DAD. Questa era un'alternativa che era prevista proprio dal Ministero per realizzare un'integrazione vera, come appunto previsto nei programmi ministeriali, ma poi stava ai bambini e anche ai loro genitori accettare questo invito. E li hanno sostenuti questi bambini? Ma li hanno sostenuti con la loro presenza che è stata alternata. Naturalmente sono stati creati dei piccoli gruppi che hanno accompagnato nel processo appunto educativo scolastico i ragazzi disabili. Questo è stato un elemento secondo noi da sottolineare per due ordini di motivi. Il primo, che noi abbiamo un dato statistico preoccupante che ci dice che l'età dei volontari sale sempre di più, i giovani non si avvicinano al mondo del volontariato, e questo, ripeto, è un dato che ci preoccupa moltissimo. L'altro è che l'integrazione, come dice la parola, non vuol dire accettare qualcuno di problematico o in difficoltà, vuol dire ricostituire un'unità, e in questa unità è tutto l'insieme che si arricchisce. L'integrazione non vuol dire prendere un soggetto fragile e portarlo all'interno di un nucleo forte, vuol dire far sì che tutte le vocazioni, tutte le intelligenze che esistono in una comunità diventano un uno armonico, e quindi tutti sono l'uno la risorsa dell'altro. Nella suggestiva cornice di Palazzo Melatino sono stati lodati e premiati gli studenti e gli insegnanti di 6 istituti scolastici teramani: San Nicolò a Tordino, Falcone e Borsellino di Valvomano, Saffo e Moretti di Roseto, Illuminati di Atri e il Liceo Scientifico Delfico di Teramo.